Una serata che vende grandi protagonisti. Francesca Staiano è un'attrice, anche lei qui per festeggiare Oscar Prodente. E, Francesca, intanto io dico sempre ai nostri ospiti, parlami di te. Quindi il tuo momento adesso. Beh, il mio momento adesso è un bellissimo momento perché ho debuttato da poco al cinema. Io sono un'attrice di teatro, principalmente di teatro. E ho debuttato al cinema con un film breve, Frammenti, con la regia di Raffaello Sasson, che ha girato diversi festival e che adesso sarà fuori concorso al RIF, il festival che si terrà a Roma adesso del cinema indipendente. Siamo molto contenti di questa cosa. Il 13 maggio saremo lì. Domani, anzi, c'è anche la conferenza stampa alla Casa del Cinema Villa Borghese, dove andrò, e devo dire che per essere il primo film che faccio, di cui sono anche protagonista, beh, sono contenta. Francesca, intanto ovviamente noi tifiamo tutti per te, ma soprattutto ti volevo chiedere questo. La musica, come stasera, è sempre un elemento preponderante, almeno nelle colonne sonore dei film. Il tuo rapporto personale con la musica qual è? Allora, innanzitutto ti dico, Camilla, che Frammenti è un film dove la musica non è solo una semplice colonna sonora, ma è la sceneggiatura, il dialogo, sono proprio i dialoghi del film, perché la musica è del maestro compositore Andrea Tosi, che adesso sta lavorando con Ben-Hur e che ha fatto tutte le musiche degli spettacoli di Enrico Brignano, quindi un grande maestro compositore che ha fatto delle musiche originali per il nostro film. E sono per forza di cose, diciamo, perché c'è proprio una trama particolare, sono preponderanti queste musiche. Il mio rapporto con la musica? Il mio rapporto con la musica è spettacolare. Io, oltre ad essere un'attrice, sono anche una cantante. Ah, che bello! Mi piace moltissimo cantare. Questa stasera avrai anche un occhio critico, allora! Sì, sì, devo dire di sì, anche perché ho un orecchio abbastanza buono, però non penso di avere... Assolutamente. E giusto questa mattina ho inciso una cover, sempre col maestro Andrea Tosi, tratta da I Miserabili, I Dream a Dream. E niente, la lanciamo su YouTube e vediamo quello che succederà. E poi ho un progetto sempre discografico per la Cina, però non posso dire di più perché il mercato cinese è un mercato abbastanza particolare. Allora sarà nella prossima intervista per Liberi.tv. Grazie Francesca. Grazie.